Cose che vorrei su eFootball PES 2022. Parliamo della cosa secondo me più importante, l'intelligenza artificiale. Perché alle volte i giocatori in campo sembrano lì, ma mentalmente non sono lì. Nel senso, ci sono solamente fisicamente. A volte tu gli passi la palla gli passa accanto e come se niente fosse, se ne accorgono dopo. Stesso discorso. Io col mio difensore nello scorso episodio della carriera l'ho passata al portiere, il portiere l'ha guardata e non l'ha toccata. Autogol. Cioè, lì stavo per imprecare tantissimo, ma dettagli, sono stato in silenzio perché magari mi bannavano il video, non si sa mai. Al giorno d'oggi ho detto no, guarda, sto zitto che è meglio. Quindi, insomma, come prima cosa principale da migliorare, secondo me, c'è l'intelligenza artificiale, la reattività dei giocatori, secondo me. Come seconda cosa, l'arbitraggio. L'arbitraggio su PES è scandaloso. A volte fischiano dei falli che non stanno né in cielo né in terra, ed è oggettivo, cioè si vedono dei falli che sono semplici contrasti di gioco, sono semplici contrasti sulla palla proprio, fallo. Alle volte mi chiedo che arbitraggi siano. Tra l'altro su PES c'è questo problema che si chiama calci di rigore. Ho fatto due carriere, una con l'Atalanta e una con il Monza, per un totale di tipo 120 episodi, fate conto, 110 insomma, bene o male. O mai che mi avessero fischiato un rigore a favore, mai una volta. Questo non è realismo, è irrealismo, cioè i rigori capitano ogni tanto. E qua non mi fanno mai fallo in area di rigore gli avversari, cosa stranissima. E quando accade, non me lo fischiano. C'è stata una clamorosa occasione nel penultimo episodio della carriera che c'era un fallo solare, cioè un fallo grosso come una casa, nell'area di rigore avversaria, non me l'hanno fischiato. Va bene, ho visto anche il replay, ma ok. Quindi questa cosa, gli arbitraggi sarebbero da migliorare tantissimo. Terza cosa, Master League un po' più curata, un po' più come FIFA, non curata con dei bug, intendo, ma curata nel senso come interfaccia, come trattative, cose che secondo me devono essere un po' più realistiche e un po' più fatte meglio. Anche, cioè in PES. Sono sempre le solite 5-6 scenette che sono anche abbastanza così, cioè bruttine da vedere, no? Anche su PES, anche su FIFA, scusate, però sono fatte un pochino meglio su FIFA. La carriera su FIFA è un po' più, come dire, fatta bene nell'aspetto manageriale. Su PES, l'aspetto manageriale purtroppo manca un po' di pathos, non c'è quella cosa incredibile del dire che figata. Anche il fatto dei regen, per quanto a me possa folgorare sta cosa, ma i regen, cioè detta sinceramente, oggettivamente, i regen sono un po' un'idea, un po' del ca, perché sinceramente, cioè, ti ritrovi dei regen in primavera che sono delle bestie e spezzano un po' quel mercato di scoperte, giocatori nuovi da scoprire, invece sono sempre gli stessi, magari perché dici vabbè, oh, c'è Ronaldinho qui, prendiamolo. Chi è che direbbe di no? Chi? Di conseguenza accade che c'è questa sorta di presa dalla primavera dei regen e di conseguenza non c'è gente nuova, calciatori nuovi, stelle nuove. Sono sempre gli stessi, bene o male. Quando si ritirano prima o poi vengono fuori di nuovo. È un po' una cosa un po' così che non mi piace più di tanto. Però spero che nel prossimo possano migliorarla. Quarta cosa, diventa un mito, la modalità diventa un mito, spero che possano renderla ancora più godibile, perché al momento non è sta gran cosa, sì carina nel complesso, ma niente di che, ecco, diciamoci la verità, niente di che, tra l'altro avevano annunciato questa meta human, e poi non so cosa c'era scritto, in cui si possono personalizzare le facce più verosimilmente possibile. Speriamo bene che comunque lo facciano in maniera fatta bene, in modo che si possa un po' ravvivare questa modalità diventa un mito che
è sempre uguale da quanti anni, non lo so, penso tipo 10 anni che sia tipo uguale, è ora un po' di cambiarla, è ora un po' di rinnovarla. Ultima cosa, per quanto riguarda me, perché non è che mi interessa più di tanto, la modalità My Club, che sinceramente rispetto a Ultimate Team di FIFA perde 10-0. Perché Ultimate Team di FIFA, a parte che è un po' più accattivante come schermata, con tutte queste carte, questo mercato, e soprattutto c'ha molte più modalità, per quanto sia più buggato, più scriptato. Però c'ha molte più modalità, molto più roba e c'è anche Volta, tra l'altro, quindi molto figa come modalità, tra l'altro. E PES, purtroppo, su questo MyClub, sì, non è male, è divertente e ti fai la squadra anche abbastanza facilmente, la squadra forte te la fai molto facilmente. Io ci ho giocato davvero poco e avevo la squadra che era micidiale, sinceramente parlando. Però rispetto a FIFA manca quel mordente, cioè è una modalità carina, ma con Ultimate Team purtroppo ci perde molto. Quindi niente, queste sono le mie idee per il prossimo PES, le mie aspettative, sperando che nessuno mi potrà deludere, anche se temo che sarà un po' deludente sotto l'aspetto sicuramente dell'arbitraggio e della IA, però speriamo bene che con questo nuovo engine, questa nuova grafica, insomma, che Konami faccia bene il lavoro. Speriamo di cuore. Niente, ragazzi, noi ci becchiamo a un prossimo video e alla prossima. Ciao!